Ah, ragazzi, ho ordinato dei box di Duea, Alleanza dei Duellanti. Ho trovato questo ragazzo che vendeva 4 box, sostanzialmente li vendeva tutti, li voleva vendere tutti insieme, e io ho deciso di prenderne due. Gli altri due sono uno di Beppe e uno di Ivan. Quindi di conseguenza, ragazzi, benvenuti in questa opening del 100 bustine, questi box di Duea, prima edizione, ragazzi. Prima edizione, appena sbustati. Andiamo subito a controllare la prima edizione, famoso. Italiano, prima edizione, Duea. Ci sono 4 box. Due sono miei, come vi ho detto, uno di Beppe e uno di Ivan. Qui vi aprirò un box soltanto. Gli altri li vedrete, due li vedrete sempre su GT, che sarebbero quello mio e l'altro di Beppe, quello di Beppe, e poi un altro lo vedrete su Ivan. Questo mettiamolo da parte che è quello di Ivan, questi mettiamoli da parte che sono quelli che dovrò aprire a casa di Beppe, e apriamo questo bellissimo box di Duea qui, come vedete, ragazzi, facciamo davanti alla parte. E vediamo subito se troviamo questo benedetto costrutto Ultimate, si spera. Ok, dovrebbe andare all'incirca bene. Non dovrebbe essere tanto un problema se non si vede completamente. Ho deciso di registrarlo nella stanza mia così, perché mi andava. Ok, quindi, box di Duea. È molto bella come espansione questa. Veramente, veramente figa. Quindi io direi, box ovviamente italiano, prima edizione, incominciamo ad aprirlo. Poi, ragazzi, vabbè, questo probabilmente sarà l'ultimo video di questo box che vedrete. Per quale motivo? Perché gli altri due molto probabilmente usciranno prima, mentre l'opening da 100 bustine è un po' difficile da organizzare. In ogni caso, oh yes, ragazzi, Duea è un'espansione, come avete visto, che non aveva le foil assicurate, quindi di conseguenza non sarà molto semplice trovare carte recenti. Io direi, possiamo cominciare. Giriamo qui. Perfetto, ci sono tutte le bustine pronte. E incominciamo a sbustare. È veramente, veramente bella, Duea. Mi piace tanto. E poi trovare un costrutto Ultimate sarebbe veramente figo. Non ha più niente che vale questa espansione al giorno d'oggi, però non fa niente. Poi sono belle le carte. Onda Stelnova. Agente dell'entropia Urano, dispersione a catena, artista amico serpente frusta e poi Satel cavaliere Alsam. Ovviamente nel caso ci esca una bella base Satellar sarei abbastanza felice perché è un mazzo abbastanza simpatico Satellar. Seconda. Ovviamente, ragazzi, queste sono 24 bustine, essendo un box, quindi di conseguenza vi sarete visti un video da 26 bustine e un video da 25. Aria, la diva melodiosa, c'è anche un po' di roba melodious. Dispersione a catena. Stel Cavaliere, un altro Satellar. Samurai soppressante, lottatore blu. Confronto. Fusione bambola ombra, bella, bella, bella. La Shadow Fusion. Sono già due super, figa. Artista amico pattinatore, tempesta avanzata. Festa selvaggia, livello 5. Ok, la Shadow Fusion. Bella, io ho tutto il mazzo di Shadow, ma da Structure Deck. Devo vedere se con due box riesco effettivamente a fare il cambio totale a Shadow da pacchetto, ma è molto molto difficile come cosa. Dispersione catena. Un'altra aria. Prana Yang Zing. Carnevale Ippopotamo. Ponte del Cielo. Satel Cavaliere, una rara. Tempesta avanzata, scambio di notte e giorno, festa selvaggia livello 5 e pesce cyborg dottore, non distruttore, non quello bannato. Ok, una raretta, va bene. Abbiamo trovato due super subito. Preferivo trovarle dopo, onestamente, piuttosto che all'inizio. Vabbè, comunque le super sono nulla in confronto alle Ultra e alle Secret e ovviamente alle Ultimate e Ghost. C'è una carta Ghost ovviamente in questo pacchetto, come ci si immagina. Poi illude tantissimo perché
Sembra sempre ci sia l'ultimate per quanto si illuminano. E c'è un falco. Bello, bello. Bello, falco. Chakram, anche se è rara, non fa niente. Vabbè, la terreno di Shaddoll che fa abbastanza ribrezzo, onestamente. Dovrebbe essere una carta stile super poli, ma fa veramente tanto ribrezzo. Vediamo. Ok, andiamo alla prossima. Castello Nuvola. Oh yes, Blue Eyes. Direttamente da Duel Links. Drago armato metafisico. Satel Cavaliere. Re Battaglia Sorvegliante. Mozzarta, la maestra melodiosa. Mamma mia, ragazzi. Ah, e poi abbiamo anche Feris, Arciere Fedele della Luce. Ultra. Carino. Pesce Cyborg Dottore. Samuele Soprattante Sparaccino. Artista amico pattinatore. Figa. Che potenza. Artista amico pattinatore. Nuovi mostri Pendulum. Sta scritto sul box. Mamma mia, ragazzi. I mostri Pendulum. Spettacolo. Pop-up. Lancea, bene, mi serviva. Adesso si cerca la terza per il playset da vendere. Perché ho già quelle ultra. Prana Yangtze. Carnevale Ippopotamo. Ah, battitore potente. Insetto Risonanza. Sventurato Arcidemone Mangiatore della Sventura. Satel Cavaliere Vega. E Maledizione Prigione d'Ombra. Ok, va bene. Andiamo verso la fine, magari a prendere qualcosa. Spero che vi piaccia questa serie, tra virgolette, di aperture di roba relativamente vecchia, perché cioè, questa espansione è circa del 2015, se non ricordo male, e quindi di conseguenza è relativamente vecchia. Artista amico Pesce Spada, Gaia Cavaliere Polare, Rabbia Battaglia Sorvegliante, Carnevale Ippopotamo, Ponte del Cielo Satel Cavaliere, Vega, Riccio. Ok, qualche roba Yangtze. Prossima! Dai, dai, dai! Vediamo se ci dà qualcosa di decente. Sono tutte prima edizione, quindi di conseguenza qualcosa di serio ci deve essere. Draco Ascensione, Onda Stelnova, Gaia Cavaliere Polare, numero 58 Visore Ardente, Breaker, l'oscuro guerriero magico, Vega, ancora. Vabbè, per il resto carte che abbiamo all'incirca già visto, vabbè, sono vecchie, le conoscete all'incirca tutte, penso, queste carte. Soprattutto l'Ippopotamo rosa di Artista Amico, Dio santo, che aborto di carta. Oh, questa sono riuscita ad aprirla così, figa, è bello. Praticamente è una bustina salvata, ma non me la terrò mai. Dispersione a catena, bambola ombra squamata, ricopertura, bella sta carta, recover la volevo. Uomo batteria a 9 volt. Drago. Ultimate. Drago Pendulum Occhi Diversi Ultimate. Volevo costrutto. Rip. Sto coso non vale praticamente, ma va bene. Vabbè, poi Riccio, Vega e scatenato. Quindi abbiamo un Drago Pendulum Occhi Diversi Ultimate, che lo mettiamo in bustina giusto perché è Ultimate, però non è chissà che cosa alla fine. Volevo costrutto. Vabbè, c'ho un altro box io effettivamente da aprire, dove poterlo trovare, però rip. Va bene, quindi poi prossima aria, la diva melodiosa, re battaglia sorvegliante, rabbia battaglia sorvegliante, samurai soppressante lottatore blu, bestia Yangtze scatenato. Ok, Deskbot 1, bello bello Deskbot 1. Mi serve, assolutamente. Io ovviamente mi sto facendo il mazzo Deskbot dopo averlo provato, lo sapete. Oh, yes. Dai, dai, dai. Ovviamente. Oh, Lancea, bella, 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 mi serve. Oh, via. Dall'altro lato tu. Lancea, playset fatto. Va bene, perfetto, mi va bene così. Castello Nuvola. Pesce Spada. Samurai super pesante, grande Benkei. Alsam. Super. E poi le solite classiche carte che non si caga nessuno, tranne Deskbot 1 che. In banned lo vedo abbastanza male, causa Needle Fiber, mamma mia. Ricordo che questo video lo sto registrando prima della banned che si dovrebbe tenere. Ci dovrebbe essere a settembre barra fine agosto. E quindi di conseguenza. Non so nulla della banned. Carnevale Ippopotamo.
Rabbia Battaglia Sorvegliante, Alpha Stel Cavaliere, Re Battaglia Sorvegliante, Graf, un altro, va bene, Artista Amico Pattinatore, vabbè, per il resto niente di che. Prossima! Abbiamo trovato per il momento due super, se non ricordo, no, tre super, tipo una ultra, non abbiamo trovato la secret. Non abbiamo trovato la Secret, abbiamo trovato la Ultimate che è tipo una per box se non ricordo male, quindi ok, siamo abbastanza messi bene nell'apertura. La Secret dovrebbe arrivare. Va bene. Oh, comunque si sta formando la base del mazzo, voglio dire. Cioè, ho molti satella allora. Nell'altro box sicuramente ne usciranno altrettanti, il problema è che il mazzo campa principalmente delle carte high gravity e quindi di conseguenza è male male trovare soltanto quelle basse. Se voglio fare una base da vendere non è proprio il massimo. Mi sto recuperando anche altre robe Shadow, però sinceramente senza il costrutto Ultimate perdo assai. Mietitore Pellegrino, va bene, che schifo, ma ok. Cioè oddio, magari che schifo proprio no, però... E dai, ok. Devo sfondarle le buste, letteralmente. Qua si sta creando una montagna di plastica. Stupenda. Seme del caos, squamata, drago, ok. Djinn, demolitore di rituali, va bene. Un altro Deskbot 1, ma vabbè, questo in più perché uno già ce l'avevo. Ho uno o due, ma forse ne avevo soltanto uno, Deskbot 1. Quello che manca principalmente è il Deskbot 3. Il motore principale del mazzo, che non ne ho nemmeno uno se non ricordo male. E non mi ricordo nemmeno da che espansione esce, forse NEC? Possibile? Non me lo ricordo minimamente. Re Battaglia Sorvegliante, Prana Yang Xing, un altro recover, non male. Samurai Soppressante Lottatore Blu, Altair, Bian Terra dello Yang Xing. Un'altra super. E poi vabbè, altre carte classiche che avete già visto. Mancano quante buste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buste. Quindi ormai siamo arrivati praticamente alla fine. Vediamo cos'altro ci aspetta da qui. Questa ovviamente è tutta la montagnetta di fuffa che per ora ci è uscita. Cioè, di fuffa, di roba da ricontrollare dopo, per carità. Prana Yang Xing, Seme del Caos, un'altra Lancea. Un playset ci è uscito da un box, Stonks. Quindi forse ne riesco a vendere due di playset, se mi va bene, con l'altro box. Carina come cosa. Quindi non è short, così tanto shortintata la Lancea, eppure mi aspettavo di sì. Strano, 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 strano. Va bene. Prossimo, Samurai Soppressante, Lottatore Blu, Visore Ardente, Aria, la Diva Melodiosa, Castello Nuvola, Bestia, una bestia, Chakram, vabbè, poi altre robette. Sto ricavando un po' di roba melodiosa, non mi ricordo se da Duea si può fare melodiosa intero, ma non mi pare perché più o meno la roba è sempre la stessa. Sicuramente ci sono delle carte esterne che vengono da altre espansioni. Ok. Un'altra Lancea! Oh! Un'altra Lancea! Ragazzi, che cos'è? Ma veramente, non è per niente shortprintata sta carta. Drago Panzer. Ok, target di instant, va bene. Ah, tempesta avanzata. Ne ho 700 di tempesta avanzata. Considerando che il mazzo già ce l'ho, non è nemmeno stonks sta cosa, ma va bene. Dai, mancano altre 4 buste dopo questa. Non è ancora uscita la Secret. Vediamo cosa ci ricava. Alpha Satel Cavaliere, Seme del Caos, Gaia Cavaliere Polare, Drago Armato Metafisico, Cir, Male Branchio dell'Abisso Bruciante, adesso il 3 per di entrambi. Samurai Super Pesante Spadaccino, vabbè, per il resto niente di che, insomma. Siamo alle ultime 4 buste. Figa. Non è ancora uscita. E questa si è rotta, ok, va bene, vabbè, sarà che ci hanno tanti anni effettivamente queste buste. Oh, ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Verrà tipo 2 euro l'ultimate che abbiamo trovato, ma fa niente. Castello Nuvola, è veramente bella questa espansione, molto molto, mi piace. Un'altra super, Pulao Vento dello Yangtze, e poi vabbè,
queste robe qui. Ultime tre. Diavolo, la Secret non vuole uscire? Non ho capito. Dai, dacci questo Cavaliere Exiton come Secret. Un'altra Lancea. Oh, Stonks. Sono due playset di Lancea. Figa. Bella. Onda Stelnova. Artista amico pesce spada. Drago armato metafisico. Bambola ombra drago. Un altro Gaia. A caso. Va bene. Oh, ultime due buste. Che diavolo. Apriamo questa. Vediamo se sta qua la Secret. Magari. Cioè. Che diavolo. Non ci può non essere la Secret. Cioè, non mi ricordo come funzionassero i pull. Ma mi pare che se trovi la Ultimate, comunque hai diritto ad una Secret nel box, in teoria. Urano, Gaia, Cavaliere Polare, Drago Ascensione, Graf. Eccola, Fonte Magica. Che roba è? È per... Per pesca un numero di carte fino al numero di carte pari al numero di carte mangia trappola alla scoperta e controllata dal tuo avversario. Poi scarta un numero di carte pari al numero di carte mangia trappola alla scoperta che controlli tu fino alla fine del prossimo turno del tuo avversario. Dopo che questa carta sia attivata, le carte magia trappola controllate dal tuo avversario non possono essere distrutte in battaglia degli effetti delle carte. Inoltre, la loro attivazione e i loro effetti non possono essere annullati. Puoi attivare solo una fonte magica per turno. Vabbè, fuffa in sostanza alla fine questa fonte magica. Brutta Secret. Brutta brutta. Vabbè, ultima busta. Vabbè, c'è andata standard. Più che altro sono felice per il praticamente doppio playset di Lancea. Quindi Stonks. Ultima busta. Vediamo cosa ci aspetta. Squamata, Stel Cavaliere, un'altra recover, playset, Rabbia su Battaglia Sorvegliante, Cavaliere Lampo. E Jin, Demolitore dei Rituali. Bene, ragazzi. Questo era l'ultimo opening per quanto riguarda l'apertura da 100 bustine. Spero che vi sia abbastanza piaciuto. Questa è la quantità immane di fuffa che ci siamo ricavati. Per quanto riguarda invece le carte non fuffa, allora abbiamo tipo, ora ve le aggiusto un attimo, dovremmo avere tipo 3 recover, 5 Lancea, una Felis. Va bene, se ne interesserà Geno al massimo. Allora, abbiamo come Ultimate Drago Pendulum Occhi Diversi, che ve lo potrei anche controllare in live quanto sta, ma sinceramente sono convinto del fatto che sia poco. Tipo 2 euro. 5 Artefatto Lancea, che si vanno a sommare all'Artefatto Lancea che avevo già da parte, e quindi sono 2 playset di Lancea, vendibilissime assolutamente. 3 Recover, che sono delle carte abbastanza carine per da utilizzare con la combo Needle Fiber. E poi per il resto abbiamo un Felis, Arciere e Fede della Luce, Fonte Magica come Secret, e poi, vabbè, escludiamo tutte queste, abbiamo come Super queste qua, ovvero Pulao, Vento dello Yangtze, Bian, Terra dello Yangtze, Satel, Cavaliere, Alsam, Fusione, Bambola Ombra, e Satel, Cavaliere, Alsam, di nuovo. Vabbè, poi queste sono alcune comuni rarette che mi potrebbero servire, tipo Cir, ho buttato Graf qua in mezzo. Guarda, cioè, veramente, la quantità di merda che si è accumulata è esorbitante. Ragazzi, non porterò mai più una roba simile perché veramente è una perdita di soldi immane. Noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video come al solito. Oh, yo-ho. Oh, yo-ho. Ciao ragazzi e... in attesa che si riescano finalmente ad aprire questi. Cioè, io probabilmente lo farò oggi e voi lo vedrete prima di questo video, ma vabbè, in attesa.